quel bisogno vitale che, diciamo, la crescita culturale dà nella vita di ognuno di noi. Due domandine brevissime. Con risposte brevissime. Con risposte brevissime. Sì, certamente, hai il nome della sintesi. Il personale, su quale tipo di personale puoi contare? Perché in effetti tu hai, come dire, una spazialità molto larga, hai dei siti molto differenziati, quindi hai bisogno naturalmente di professionalità anche tipologicamente differenziate quanto alla preparazione, perché assumono le competenze giuste. Questo secondo me è un caposaldo che i siti dello Stato devono avere, perché noi assistiamo spesso, ahimè abbiamo diversi casi, ma non è una domanda che devo fare a te questa, il caso di grandi complessi anche di musei, di enti locali che non hanno più una direzione scientifica, che sono nelle mani di persone assolutamente specchiate per bene, ma che non hanno le competenze giuste. E questo è gravissimo, perché l'obiettivo della valorizzazione non potrà mai essere pienamente raggiunto. E la seconda domanda, così te le faccio tutte e due una volta, che ho fatto anche a Maria Luisa, è: come vedi il futuro degli archivi, di questi enormi serbatoi che sono stati costruiti con un secolo, da più di un secolo, da chi ci ha preceduto, diciamo, delle antiche generazioni, e che è davvero, come dire, un serbatoio ricchissimo di informazioni, di immagini? Hai messo il dito nella piaga. Ma dovevo. Quindi vorrei anche poi concludere con una prospettiva di ottimismo che la piaga. Ti ringraziamo molto. Il personale, la carenza d'organico è una delle principali questioni critiche che ci troviamo ad affrontare. Abbiamo gli architetti, abbiamo pochissimi invece archeologi, abbiamo pochissimi storici dell'arte, abbiamo pochissimi restauratori. Speriamo, però insomma, da un lato si devono bandire i concorsi o dall'altro si devono mettere sul tavolo altre possibilità di ingaggio per professionalità di cui sappiamo bene il nostro paese è ricchissimo e che molto spesso restano inoperose, diciamo, inimpiegate. Le università ci mettono a disposizione una potenzialità di giovani, dobbiamo premiarle questi giovani. Uno dei punti di forza di questa direzione, senza nulla togliere ovviamente ai senior di cui faccio parte anch'io, e che ho trovato una squadra di giovani appassionatissimi, competenti e ottimisti. E questo, diciamo, per me dovrebbe essere il nucleo su cui, come si diceva in analisi matematica, il punto di accumulazione, no? Intorno al quale radunare, diciamo, una forza propulsiva. L'idea mia, che sto cercando poi di sperimentare qui, è di far sì che ogni direttore di sito abbia un punto, perché il direttore secondo me deve avere una competenza specifica rispetto alla peculiarità, specifica intendo scientifica, rispetto alla peculiarità del sito che gestisce, ma dovrebbe pure avere, a seconda dei casi, un architetto, uno storico dell'arte, un restauratore, un archeologo, per far sì che le competenze possano essere seguite, competenze sempre più integrate, proprio per tutti i discorsi che facevamo prima, se non vogliamo che restino solo nel mondo delle buone intenzioni. Quindi un team, diciamo, scientificamente completo, unità complessa che gestisce, promuove e valorizza. Negli ultimi uffici che ho avuto da dirigere, negli ultimi 10 anni, non ho mai avuto un archivista di ruolo, mai. Purtroppo, purtroppo la carenza è grave, come lo è grave negli archivi di Stato stessi. Io qui ho avuto sono andato proprio l'altro giorno a vedere il laboratorio fotografico che è ospitato a Palazzo Pepoli di Campogrande. Solo il laboratorio fotografico contiene 1 milione di immagini. Era una delle glorie di questa sovrintendenza. Che grazie alla
pare insomma di esprimersi con i soliti slogan, ma veramente grazie allo spirito di sacrificio di due dipendenti riesce a essere fruito anche in questi mesi di chiusura attraverso appunto la digitalizzazione, e più o meno abbiamo mantenuto uno standard di servizio diciamo accettabile. Anche lì c'è un problema anche sull'archiviazione digitale. Adesso io sono ritenuto uno che più o meno si arrangia bene con l'informatica, ma l'archiviazione digitale è tutto un altro mondo rispetto al quale nessuno ci ha mai fatto un corso di formazione. Adesso speriamo che con i finanziamenti del piano di rinascita e resilienza, che tanto deriva alla digitalizzazione, ci sia anche un aspetto diciamo formativo, ma non solo formativo, anche di figure in grado di saper, di saperci orientare rispetto all'archiviazione digitale, che è il punto di partenza anche per una, come posso dire, apertura degli archivi, al di là della possibilità fisica di andare a ricercare, perché tutti quelli come noi che hanno fatto ricerca di archivio sanno benissimo che bisogna anche andare lì a sporcarsi le mani di polvere per cercare di trovare quello che serve, però credo pure che la digitalizzazione ci offre un'opportunità straordinaria per poter probabilmente, come posso dire, cercare di non di soprassedere rispetto al tempo perduto, di non ripartire da sotto zero, per cercare di poter ritrovare la possibilità concreta di mettere a disposizione questo patrimonio enorme di conoscenze. Bene, Giorgio, hai delle idee per il futuro? Non sei poi così pessimista come dicevi? No, nessuno di noi lo vuole essere, per carità. Senti, della volontà. Noi ti ringraziamo moltissimo del tempo che ci hai dedicato e ti auguriamo buon lavoro. Sappiamo che è una grossa fatica, ma ne vale la pena. Grazie, 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 grazie moltissimo.